il frame, cioè l'inquadratura nel cinema, è l'unità minima distintiva di cui tu prendi coscienza e utilizzi. Solo che un'inquadratura nell'ambito cinematografico ha al suo interno più codici, perché non c'è solo codice visivo, non è solo un istantaneo. Sì, quando la isoli, sì, come fotogramma, ma in realtà da un punto di vista, come dire, dinamico, l'inquadratura e quindi il brain frame è qualcosa che contiene più elementi. Quindi l'elemento visivo, ma anche l'elemento acustico, l'elemento olfattivo, come dicevo prima. Tutti questi aspetti percettivi. E in più gli aspetti mnemonici, gli aspetti emozionali, gli aspetti affettivi. E quindi brain frame perché appunto è un'inquadratura, un incorniciamento ben preciso nella memoria, che quindi nel tempo come dimensione, che in qualche modo quando poi ci ripensi senti, percepisci che è stato un momento che ti ha in qualche modo modificato, ti ha fatto capire una cosa fondamentale, che ha cambiato la tua prospettiva, che in quel momento lì hai capito una cosa o anche più cose. Vi faccio un esempio. Ho 7 anni, sono per mano alla mamma e passiamo davanti a una vetrina. La mamma si ferma un attimo, non so, per guardare che cosa, e io vedo quel bambino. Mi ricordo perfettamente com'è pettinato, gli occhialoni spessi, già allora, com'è vestito, e quel bambino dice dentro di sé: oggi è il 1967 e io questa cosa qua me la ricorderò per sempre. Una follia, cioè una cosa che non ha senso. Però io questa cosa qua è sempre affiorata, è sempre affiorata. Allora, riflettendo, forse quello che io ho pensato di questo episodio è che quel bambino in quel momento non è più bambino, è Maurizio. Nasce Maurizio là, indipendente e autonomo dalla mamma. Si identifica con se stesso. Quattro all'interno, che sono gli Ulisse, e intorno quattro sirene. Poi le sirene diventano Ulisse e Ulisse diventerà sirena. Questa cosa che poi verrà trattenuta, che è una sensazione a cui daremo un nome, un'azione a cui si può dare un verbo, la metteremo, come dire, in collegamento ha il titolo che abbiamo dato del nostro brain frame raccontato nei gruppi stamattina. E da lì, poi, con un'ulteriore riflessione, potrà saltare fuori una ulteriore elaborazione, che è quella appunto di scrivere il nostro frammento, in cui mettiamo dentro anche il dato collettivo, cioè quello che dai vari racconti, tendendo l'orecchio, mi ha trasportato verso di lui, verso di lei. Sei stata la sorpresa che di notte mi ha tolto dalla solitudine. Io sono l'imperfezione del riflesso e il riflesso dell'imperfezione. Io sono una risata che a volte nasconde un pianto.